Sono trascorsi 18 anni dall'inizio dei lavori per la realizzazione del Grand Hotel di Malizia, progetto ambizioso che prevedeva la realizzazione di un edificio di 1500 metri quadrati scoperti con 18 suite composte da camera, bagno e piccoli spazi, di cui 4 con ambiente soggiorno e 6 camere singole. Oltre a questo, 3500 metri quadrati di spazio interrato per 130 veicoli e 20 moto all'interno di un parco con alberi ad alto fusto. Solo che la società Scacciapensieri SRL, proprietaria della superficie, è stata dichiarata fallita nel maggio del 2017 e i lavori si erano interrotti anche molto prima. L'albergo, già dotato anche di una parte di infissi, non è mai stato utilizzato e quello che doveva essere un parcheggio è rimasto un grande cantiere aperto. Il progetto avrebbe dovuto mettere a disposizione degli abitanti della zona anche una parte del parcheggio adiacente alla struttura, che in parte è stato costruito, ma poi è stato lasciato così, come un'enorme buca all'interno del parco. Per anni gli abitanti del quartiere si sono battuti per recuperare almeno il parco e mettere in sicurezza la struttura, diventata anche un rifugio per sbandati, tanto che sono stati fatti anche alcuni arresti di ragazzi che avevano fatto una coltivazione di marijuana all'interno della RTA e vicino al parcheggio. L'edificio è andato all'asta, è stato messo all'asta una prima volta per un valore di 5 milioni, ma le aste, ben 3, sono andate deserte. Lo scorso 10 febbraio all'ennesima asta, l'avvocato Duccio Bari, senese, il professionista che ha partecipato all'asta per l'hotel in strada di Malizia, ha offerto oltre 3 milioni e mezzo di euro per aggiudicarsi questo progetto ambizioso e realizzato a metà da parte di una società. Ancora un mistero, però, il nome dell'acquirente. Dal momento dell'aggiudicazione servono 120 giorni per concludere l'operazione e l'acquisto e scoprire finalmente quale sarà il futuro della struttura. Al mostro arroccato nella collina dovrebbe trovarlo un futuro, questa volta sembra che sia veramente realtà. Nascerà qui una senior house, la terza in Toscana di un'importantissima azienda, società tedesca che ha una settantina di queste strutture in tutto il mondo. Che cos'è una senior house? Una senior house è una residenza turistico-alberghiera, perché non sarà una residenza assistita, ma un grande albergo di lusso per anziani particolarmente facoltosi provenienti da tutto il mondo che vogliono trattenersi a Siena, visitare le sue bellezze di tutta la provincia con estrema calma e quindi si tratterranno qui per da 1 a 3 mesi. Costi altissimi, costi veramente molto
molto alti, perché qua dentro ci sarà di tutto. L'anziano potrà trovare sia l'assistenza che il divertimento. Ci sarà la piscina, ci sarà la possibilità di usufruire del grande parco che sarà completamente riportato all'antica bellezza. Ci saranno anche spa e palestre. Insomma, un'anzianità di lusso. La gara, insomma, è stata vinta da un'azienda tedesca che ha però una sede in Italia, che sta cercando queste location particolari, Siena, il Lago di Garda, posti che possano essere di grande attrazione per il turismo di lusso, in modo che possa portare anche indotto al territorio. È un'azienda che viene definita come molto seria, molto capace di investire, ed infatti vorrebbe iniziare i lavori al più presto ed anche finirli al più presto, ma qui c'è molto da lavorare e passeranno anni prima che possano essere ultimati quei lavori che sono stati lasciati abbandonati per così tanto tempo. Pensiamo soltanto al parcheggio, al grande parcheggio sotterraneo, che per adesso è soltanto una grande voragine. Quando ci sarà la Senior House, questa zona potrà veramente rifiorire e potrà anche dare lavoro a 10-15 persone che dovranno occuparsi di far stare bene, di essere molto accoglienti con questi turisti di lusso. Quindi, che cosa conterrà il grande palazzo di Via Malizia? Conterrà dei piccoli appartamenti indipendenti con cucina, con servizi, che saranno a disposizione dei clienti, ma che avranno delle grandi zone di servizi comuni aggiuntivi, proprio pensati per le persone over 65 ancora in buona salute. È una formula che è molto comune adesso nei paesi stranieri, in Germania e negli Stati Uniti in modo particolare, ma anche in Francia, e si sta affermando anche in Italia. Quella senese sarà una delle prime in Italia. La scelta di investire proprio in questo palazzo ormai abbandonato da così tanti anni è nata dall'ubicazione particolare che ha. È una città storica, è vicino alla ferrovia e quindi facilmente raggiungibile, ma è anche vicino all'ospedale, perché gli anziani si devono sentire sicuri. Ci sarà comunque il parcheggio, dicevo, perché saranno anziani che potranno arrivare con la loro auto o con servizi pubblici. Non sarà quindi quel servizio di offerta agli anziani, di assistenza per gli anziani a buon prezzo. Sarà una cosa particolare, sarà un esperimento, ma che sicuramente potrà realizzare una cosa importante: dare una vita a questo palazzo rimasto per così tanti anni una ferita nella collina di Via Malizia. Della RTA di Malizia ha parlato nei suoi articoli anche Sonia Maggi. Della RTA di Malizia ne ho parlato, sì, diciamo nella prima decade del 2000, che è stato un decennio in cui si sono verificati tanti, diciamo, problemi di questo tipo, e anche inchieste per abusi edilizi che hanno portato al blocco di diversi cantieri con purtroppo spreco e problemi anche per le maestranze, per chi insomma ci ha investito, per investitori, quindi problemi piuttosto grossi sia a Siena Comune che in provincia. In particolare Malizia
Malizia comunque è nata, diciamo, in un periodo in cui credo che il piano regolatore degli anni 90 di Bernardo Secchi portò a una discreta espansione dal punto di vista edilizio, soprattutto edilizia a riempimento delle zone periferiche anche immediatamente prospicienti al centro storico. Era un'edilizia di riempimento, però un'edilizia importante. E questi progetti sono stati realizzati appunto nel periodo che va dal 2000 al 2010. E alcuni non hanno avuto una grande fortuna, alcuni si sono rivelati anche brutti, diciamocelo sinceramente, esteticamente non motivo di vanto per la nostra periferia. A me, tutte le volte che lo guardo anche adesso dall'affaccio dell'antiporto, e si vede molto bene questi tetti di metallo, insomma, che spuntano dal parco e dal bosco, a me ha sempre dato la sensazione di qualcosa di brutto. In realtà non sono mai entrata all'interno del cantiere, quindi non lo posso dire. In realtà nasce come un RTA di lusso con 128 suite, quindi un complesso, un grand hotel Malizia, quindi un complesso di livello, insomma, anche economico molto elevato. L'RTA, come sappiamo anche da altre realtà di altre province, le RTA sono sempre abbastanza pericolose, sono fenomeni che hanno avuto una grande fortuna nel momento in cui sono state ideate, ma poi alla fine presentano anche dei trabocchetti. E in questo caso è successo che cosa? 18 anni di fermo, non, ripeto, per un abuso edilizio o per chissà quali irregolarità, perché c'è stata anche un'inchiesta della Procura che ha archiviato, ha confermato che tutto era regolare, di fatto però una questione economica, cioè un progetto forse troppo grande, troppo ambizioso. Gli investitori, che all'inizio erano per la maggior parte investitori senesi, non si sono trovati, era una cooperativa quella che commissionò la realizzazione di Malizia alla ditta Picciolini, a un certo punto non si sono trovati d'accordo proprio nel momento in cui il complesso era completato al 20%, diciamo, quindi mancavano effettivamente forse anche pochi soldi, no, questo non lo so con certezza, ma di sicuro il più era stato fatto. Insomma, per una lite, un disaccordo tra soci all'interno della società committente, non si riesce ad evitare il fallimento. E il complesso di Malizia rimane lì preda di rapaci, non lo so, di animali, preda del degrado, insomma, e di occupazioni varie per 18 anni, mi sembra, 18 sono veramente tanti. Per fortuna si è trovata una soluzione, notizia di questi giorni, del mese di febbraio, l'edificio che è andato alla lottizzazione, diciamo, che è andata all'asta, e l'asta è andata deserta per diverse volte, ha trovato invece un acquirente, una cordata, una società di investitori che l'ha acquistata per 3 milioni e 600 mila euro, mi sembra. Per momento la trattativa è in corso, non si può dire molto, perché ovviamente ci sono 4 mesi di tempo affinché la trattativa vada in porto. Per il momento credo si sia depositato solo il 10% del valore. E niente, tutti ci auguriamo che questo complesso possa tornare a vivere, tra l'altro è posto in una zona bellissima, un parco bellissimo, non sappiamo, cioè si sono sentiti dire, si è parlato un po' di dettagli di questo progetto, un progetto che, se ho capito bene, è piuttosto importante dal punto di vista, diciamo, socio-sanitario anche qua, più socio che sanitario, ma insomma un progetto nuovo che in altri paesi europei sta andando alla grande, che porterebbe quindi una novità anche a Siena e che rimane sempre, non, ovviamente non una RTA, credo, insomma, ad uso ricettivo comunque, abitativo. E per il momento però niente, la trattativa è in corso, ci dobbiamo augurare
che ci siano appunto investitori che hanno voglia di realizzare questo progetto, di metterci tanti soldi, perché comunque va detta una cosa, cioè io mi sento di dire questa cosa, cioè Siena purtroppo, molti immobili di Siena, cioè Siena ha tantissimi immobili vuoti, importanti, le famose fabbriche, quelle che Bernardo Secchi chiamava fabbriche e che le ha svuotate dal centro storico e che hanno bisogno veramente di una nuova vita, perché altrimenti il degrado ci distrugge anche parte della nostra storia. Per fare questo c'è bisogno però di tanti soldi e ci dobbiamo mettere in testa che comunque gli investitori arrivano da fuori, i grandi investitori, non sono i senesi, sono anche ricchi, hanno un buon livello di risparmio in banca, ma non sono dei grandi investitori e quindi dobbiamo accontentarci anche di capitali forestieri, insomma. Sì, la RTA di Malizia ha conosciuto uno sviluppo che era auspicato e che finalmente ha trovato un compimento. È stata venduta con aggiudicazione a un'asta pubblica del Tribunale e quindi l'auspicio che appunto era di tutti noi è che appunto trovasse un investitore per poi appunto trovare una qualificazione che noi avevamo in qualche modo nel piano operativo disegnato. È una destinazione, come appunto dicevate, una struttura turistico-ricettiva, destinata quindi a ospitare un albergo. E tuttavia noi abbiamo immaginato e previsto che venisse anche recuperato e riqualificato quello che è il dislivello di quota che sta nella parte appunto nella parte dietro di questa struttura, che doveva in origine ospitare un parcheggio, ma è rimasto uno scavo, appunto, un dislivello di quota, e noi lì, in quell'area, abbiamo pensato di pianificare degli insediamenti, dei volumi aggiuntivi che potrebbero andare anche a costituire delle importanti pertinenze, delle aree attrezzate proprio per accompagnare l'attività turistico-ricettiva. Penso a ristoranti, penso a centri benessere, penso a quello che l'operatore riterrà di fare. Ecco, quindi non soltanto il recupero della struttura, diciamo, centrale principale, ma anche la riqualificazione di quella brutta, diciamo, dislivello di quota che oggi è una specie di voragine, ma che grazie al piano operativo troverà una nuova, conoscerà appunto un nuovo sviluppo. Accanto a questo noi abbiamo previsto anche il recupero dell'area verde e anche del muro di cinta che appunto è lì presente, perché crediamo appunto che ci debba sempre essere, insieme all'intervento di trasformazione del privato, anche un bilanciamento e quindi anche una realizzazione di opere che vanno a favore dell'interesse pubblico. E quindi ecco, le aree verde, il recupero del muro di cinta sono per noi importanti per la riqualificazione complessiva di un'area che da troppo tempo aspettava di essere recuperata.